Padre onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie delle più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani, e insignito delle sacre stimmate. Lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo popolo. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Yeah.
solennità del Serafico Padre San Francesco. E gli diciamo grazie per tali motivi, perché è con la sua presenza come frate minore rende ancora più ricca la nostra festa. La sua presenza come giovane frate è annuncio vocazionale di come ancora oggi ci sono, anche se siamo pochi, giovani che danno la vita al Signore per il servizio alla Chiesa. E poi ecco, la sua presenza ci riempie di gioia perché ci permette di mantenere vivo quel legame con i frati minori a cui tutta la nostra comunità è particolarmente legata. Padre Francesco viene dall'Aquila, della comunità di San Bernardino, per cui ecco, gli diciamo veramente grazie per essere stato con noi qui questa sera per la prima volta. Speriamo che sia la prima di altre. Sei sempre il benvenuto, sentiti a casa tu e tutti i tuoi confratelli della tua comunità. E grazie ecco a tutti voi per la vostra presenza così attenta e grande. Ringrazio anche voi, anch'io, voi tutti, Don Luigi, per aver dato a me questo invito, per avermi dato la possibilità di celebrare insieme con voi. Devo dire la verità, non avevo ancora celebrato quest'anno San Francesco come la presidenza, perché siamo tanti frati e è stata per me questa l'occasione di celebrare e di presiedere la celebrazione della solennità del nostro Santo Francesco. E ecco, imploro su di voi proprio la benedizione che Francesco ha consegnato al frate Leone a conclusione di quella esperienza bella che ha vissuto alla Verna. Quello che dicevamo, siamo chiamati a donare la nostra esperienza con il Signore, la nostra intimità con il Signore. Francesco lo fa attraverso questa benedizione, chiedendo al Signore che possa volgere il suo sguardo, la sua misericordia e donare la pace ad un fratello che anche lui stava in una situazione di fatica. Ecco, questa benedizione che il Signore dona ad ognuno di noi sia per noi fonte di ringraziamento e soprattutto di speranza nel nostro cammino. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi e virtuose famiglie.
Thank you.
ringraziamo insieme il Signore per quanto ci ha donato, per quanto abbiamo vissuto, cantando insieme l'inno del Tedeum. Santus.
morte a noi, dove è offesa e morte il perdono, dove è discordia e morte la fede, dove è l'errore e morte la verità, dove è la disperazione e morte la speranza, dove è tristezza e morte la gioia, dove sono le tenebre e morte la luce. O Maestro, fa che io non certificato ad essere preso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione del nostro Padre San Francesco, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ancora un grazie a Padre Francesco, grazie al Comitato che ci ha aiutato a vivere questi giorni di festa. Grazie alle confraternite, grazie alle suore e ai bambini della prima comunione, ecco, grazie a tutti coloro che hanno collaborato, grazie ai portatori della stampa, un grazie di cuore veramente a tutti. Nella parola grazie, ecco, tutti si sentano raggiunti e compresi. Voglio ricordare che domani celebreremo la memoria della Madonna del Rosario, una giornata un po' particolare perché il Santo Padre ci ha chiesto di vivere la giornata di domani nel digiuno e nella preghiera per invocare del Signore il dono della pace, per cui ecco l'invito a vivere anche qualche rinuncia corporale proprio con questo spirito. Ci ritroveremo poi domani pomeriggio alle 17:15, anticipiamo di un quarto d'ora, per vivere la preghiera meditata del Rosario e così pregare invocando il dono della pace, a seguire poi la celebrazione eucaristica. Grazie di cuore a tutti, buona serata e viva Francesco d'Assisi.